Lembrando è che un liquido non te che se também molto quente quando colocaremo a maracujá. Aliás, agora vamos fazer o seguinte: a gente vai colocando esse líquido já dentro da máquina, se vai baixando di temperatura e depois colocaremo o maracujá dentro da máquina. Molto bene, gente, io già tirei tutto il liquido, come potete vedere, ainda non misturei. Posso até misturar agora con maracujá, verrà che vai si facendo, vai cortando un po' la proteina, non è un problema. L'importante è che non esce molto tempo a contatto a maracujá con il leite quente, con la mistura quente, perché? Perché mais deixiamo, mais vamos cortando proteína. E non queremos isso, perché quando la proteína corta gelifica, fa un gelificante e poi il nostro sorvete sarà duro na vetrine. Então io vou fazer o seguinte, ó, vou colocando già na produttora, sì che a temperatura vai baixando, temperatura do liquido, ok? E ripeto, poderia até já ter misturado as duas cose e colocado logo dentro da macchina. Ok, non è un problema. Allora, vo già cominciando a fase di congelamento e agora vo colocando o maracujá. Sì, ele si misturerà con os demais ingredienti, ma non cortará molto nostra proteína, non deixará aquela struttura gelificata e ripeto, ovviamente non lascerà il nostro sorvete duro, compatto.